rifiuti, topi e blatte. Emergenza sanitaria in città, in diversi angoli della city, la situazione sanitaria lascia a desiderare e in alcuni casi è davvero precaria. Nel silenzio di agosto sono stati tanti i pirati dei rifiuti che hanno, indisturbati, sversato materiale di risulta e ingombranti agli angoli delle strade. La zona più colpita, la 10ª municipalità. Da fuori Grotta Bagnoli è un'immensa distesa di mobili, divani, materassi, frigoriferi, ma anche pietre, fusti di vernice e mattonelle, frutto di lavori di ammodernamento. Ovviamente sui rifiuti depositati a pochi passi dai palazzi nemmeno l'ombra del classico cartello a sia per il ritiro. Altra situazione di emergenza a Largo Sermoneta a Mergellina, dove topi e blatte la sera costringono a barricarsi in casa ai residenti. In molti denunciano l'assenza degli spazzini e la mancanza di una bonifica. Quando fa caldo gli insetti, se andate a aprire le foglie, sono pieni di insetti, di blatteri che fanno le uova in continuazione e quindi automaticamente si riproducono a centinaia e a centinaia. La sera moltissimo, zanzare, blatte, qualche topolino, un poco di tutto, non ci facciamo mancare niente, nemmeno un piccolo zocca. Ma di chi è la colpa? È la colpa, secondo me, credo che dovrebbe essere del comune, che non puliscono le fogne, non c'è niente, non c'è pulizia, non ci sta controllo di niente.